dall'altra parte della barricata quotidianamente. Sono solo indiscrezioni. Il governatore Francesco Acquaroli ha ribadito che le Marche, oggi in fascia gialla, non rischiano di passare in quella arancione. La curva infatti è in decrescita, ma questo non ci deve tranquillizzare, ha precisato a margine della seduta straordinaria del Consiglio regionale dedicata al Covid. Dobbiamo cercare di essere sempre attenti, ha detto il presidente, che su eventuali nuove misure ha dichiarato: il DPCM parla chiaro, la nostra è una regione che ha una condizione tra le migliori in Italia. L'assessore alla sanità Filippo Saltamartini ha poi rimarcato la carenza di personale di posti letto in terapia intensiva. Per questo si sta valutando di aprire un terzo modulo da 14 posti all'interno del Covid Hospital di Civitanova Marche. Non si muore solo di coronavirus, ha ricordato, dobbiamo cercare di curare anche pazienti non Covid. Abbiamo aumentato il numero dei tamponi da somministrare in via preventiva ai cittadini, attualmente si viaggia su 2.000 tamponi al giorno, abbiamo chiesto 5.000 tamponi di cui 2.500 antigenici rapidi. Poi abbiamo aumentato le pattuglie USCA, unità speciali di continuità assistenziale, quelli che fanno le visite domiciliari. A questi ragazzi, sono medici e un infermiere, abbiamo acquistato nuovi scanner per la digitalizzazione sostanzialmente dell'ecografia toracica per impedire che i malati debbano recarsi negli ospedali. Poi abbiamo chiesto un unico protocollo di cure domiciliari, un unico protocollo di cure cliniche ospedaliere con l'uso di nuove terapie, tra i quali l'ozono, la clorossiclorichina, e un aumento dell'impiego del plasma derivante da soggetti che si sono guariti dal Covid. L'indice effettivo di valutazione della pericolosità delle patologie si vede dal numero di ricoverati nelle terapie intensive, ha spiegato l'assessore, perché è lì che si salva la vita. Altro dato comunicato è quello riferito alle 300 persone attualmente positive nelle case di riposo ed RSA nelle Marche. Il quadro, aggiunto, vede aumentare i malati Covid all'interno delle strutture. Abbiamo dato una direttiva al servizio sanitario di verificare come mai è avvenuto questo e se sono stati eseguiti tamponi preventivi sul personale. E l'avanzata età e probabilmente la compresenza di altre patologie può portare queste persone ad essere ricoverate nelle terapie intensive. Per questo abbiamo disposto che la cura sia eseguita non più dai medici di famiglia ma da specialisti del servizio sanitario, da medici ospedalieri, da infermieri ospedalieri con terapia ospedaliere. Io penso che di fronte a questa guerra dobbiamo unire le forze, poi tutti potranno, poi i partiti, i consiglieri, svolgere le loro attività. Vero è però che il quadro è un quadro complesso derivante dal mancato acquisto di vaccini. Abbiamo comprato 500.000 vaccini in meno rispetto a quelli che ci servivano, adesso il mercato non riesce a garantirli, c'è una sottostima dei tamponi per l'accertamento del Covid, non sono stati banditi alcuni concorsi che potevano essere banditi. Diciamo che c'è tutto un sistema abbastanza farraginoso che deve essere corretto, soprattutto per la presenza di 4 aziende ospedaliere, ognuna delle quali agisce sul mercato del lavoro, quindi i medici e infermieri in modo autonomo.